Buongiorno a tutti, mi chiamo Colette Gallotti, sono medico, psicoterapeuta ed effettuo i colloqui di counseling e di orientamento all'Università degli Studi del Vesuvio. In questo breve spazio oggi voglio parlarvi delle principali caratteristiche dello studio universitario. In particolare vorrei soffermarmi sulle differenze tra lo studio che avete affrontato fino ad oggi nella scuola superiore e lo studio che affronterete nei prossimi mesi, nella facoltà universitaria. Partiamo dal concetto che sono due studi con delle caratteristiche diverse. Quali sono le principali differenze? Una prima grande differenza sta nella struttura organizzativa dell'università stessa. L'anno accademico è diviso in semestri e in ciascun semestre c'è un alternarsi di lezioni e di sessioni d'esame. La sessione è quel periodo di tempo in cui vengono fornite delle date, i cosiddetti appelli d'esame, che dovrete affrontare e riportare le vostre conoscenze e le competenze acquisite. Quindi voi, all'inizio di ciascun semestre, potete scegliere quanti e quali esami fare in totale autonomia e libertà. Mediamente si fanno per sessione 2, 3, 4 materie. Capite quindi che avete un numero di materie relativamente piccolo da preparare, da studiare in un tempo invece piuttosto ampio, rispetto sempre a quello che siete abituati a fare fino a questo momento. In cui avete un numero di materie sicuramente superiore da preparare contemporaneamente, per verifiche e compiti in classe sicuramente molto più ravvicinati nel tempo. Avere un numero di materie inferiore con un tempo più ampio è sicuramente un vantaggio perché diminuiscono le possibili interferenze di memorizzazione date dal dover preparare contemporaneamente un numero elevato di materie. Ma attenzione, è un vantaggio se e solo se saprete organizzare bene il tempo che avete a disposizione. Poi lo vediamo più avanti, ma iniziamo a dire che la parola organizzazione è una parola che dovrebbe accompagnarvi nei prossimi anni. Una seconda importante differenza sta nell'assenza di feedback da parte dei docenti. Siete abituati fino a questo momento a incontrare il docente quotidianamente in classe e tramite verifiche, tramite compiti in classe, tramite interrogazioni, vi aiutano a verificare in modo quasi continuo il vostro studio e la vostra preparazione. Questo non accade all'università, in cui siete da soli a studiare per la sessione e il docente non chiede e non approfondisce la qualità della vostra preparazione e a che punto siete con lo studio. Quindi non c'è un monitoraggio da parte dei docenti. Un'altra differenza sta nell'importanza dello studiare in gruppo. Generalmente lo studio nella scuola superiore è uno studio più che altro solitario, forse qualcuno di voi quest'ultimo anno ha cominciato a studiare in gruppo. Sicuramente lo studio di gruppo è consigliabile per quanto riguarda lo studio universitario. Studiare con dei colleghi di facoltà è molto utile per l'apprendimento di nuove conoscenze, per chiarire i dubbi, superare le difficoltà. E da un punto di vista psicologico vi aiuta a incrementare la motivazione e diminuire l'ansia d'esame. Quindi trovare dei colleghi con cui studiare è sicuramente un consiglio da tenere presente. Un'ultima piccola differenza rispetto appunto allo studio che siete abituati ad affrontare è che troverete nel corso dei prossimi mesi e anni materie nuove, contenuti che non avete mai affrontato prima, in cui vi si richiede sempre una terminologia specifica e una proprietà di linguaggio molto accurata. Diciamo, concludendo, che
L'importante non è tanto nel quantitativo di nozioni che avete appreso fino a questo momento. È molto importante, è fondamentale invece, che oggi abbiate un buon metodo di studio, che abbiate appreso un buon metodo di studio e abbiate appreso l'imparare ad imparare. Perché da uno studente universitario ci si aspetta una sostanziale autonomia di organizzazione sia del piano d'esami che dello studio stesso. Quali possono essere delle strategie d'azione? Un consiglio che diamo innanzitutto è quello di curare bene l'organizzazione. All'inizio di ogni semestre riflettete accuratamente su quali e quanti esami fare, recuperate il materiale su cui studiare e pianificate, create proprio un'agenda e pianificate il tempo di studio che dovete impiegare. Lo studio è formato da diverse fasi. C'è una prima fase di lettura, una fase di rilettura che va ripetuta anche più volte, una fase di memorizzazione e, nella parte terminale, una fase di ripasso e una fase di ripetizione. Badate bene, è importante che voi riuscite a dare il giusto quantitativo di tempo per ciascuna fase. Se riuscite a dare il giusto tempo per fare bene ciascuna di queste fasi, è molto probabile che voi arriverete ad avere una buona preparazione e quindi assicurarvi un successo all'esame. Un altro consiglio è quello di frequentare le lezioni, sicuramente. Questo vi permette di conoscere i docenti e anche i vostri colleghi, vi permette di recuperare il materiale di studio che il docente consiglia e di chiarire i dubbi che vi arriveranno direttamente in aula. L'ultimo consiglio, strettamente collegato a quanto detto prima, anche questo è quello di conoscere dei colleghi di facoltà, creare fin da subito dei buoni rapporti sociali, per poter poi formare dei gruppi di studio e iniziare a pianificare, gli esami e lo studio. Concludo questo mio breve intervento dedicando qualche slide a un argomento sicuramente di interesse a voi studenti che state portando a termine la scuola superiore e vi apprestate a scegliere una facoltà universitaria. La domanda più frequente che gli studenti mi rivolgono nei colloqui di orientamento è come posso capire quale percorso universitario è meglio per me. Per rispondere a questa domanda, vi invito a riflettere su due o tre elementi. La prima riflessione che mi invito a fare è fermarvi a comprendere quali sono i vostri obiettivi futuri, quali sono i vostri obiettivi professionali e lavorativi. Sicuramente c'è una parte di voi che sa, magari anche da molto tempo, che cosa vuole fare da grande, no? Come si dice, e quindi ha già deciso quale percorso universitario intraprendere. Ma c'è tra di voi sicuramente chi invece non ha le idee così ben chiare. E allora è bene sapersi che esistono percorsi universitari molto precisi che danno sbocchi specialistici, ma esistono anche percorsi universitari che aprono un grande ventaglio di possibilità di carriere, anche variegate fra di loro. Per coloro i quali non hanno ancora magari idee chiare rispetto a un loro futuro professionale, rispetto a una loro carriera lavorativa, rivolgere l'attenzione, su questo tipo di facoltà è sicuramente un'ipotesi da, tenere in considerazione. Rivolgere l'attenzione su quelle facoltà che aprono a, possibilità di carriera, più variegate.
un altro elemento su cui vi invito a riflettere, un altro elemento su cui vi invito a riflettere è la passione rispetto ad alcune materie. In questi anni avrete visto quali materie vi hanno appassionato di più e quali di meno, e soprattutto quali rispecchiano le vostre potenzialità. Quindi in quali materie avete avuto una maggior facilità di comprensione e quali invece vi hanno messo più in difficoltà. Anche questo sicuramente è un elemento da tenere in considerazione rispetto alla scelta di una facoltà. Lo studio universitario è impegnativo, richiede molto impegno, lo richiede per diversi anni. Quindi portare avanti un progetto in cui non si crede risulta difficoltoso. Motivazione e metodo di studio sono due parole che due ingredienti fondamentali per la buona riuscita del vostro percorso. Un ultimo consiglio, e questo veramente sia rivolto a coloro i quali sanno già ben preciso a quale facoltà iscriversi, sia a coloro i quali invece hanno ancora le idee poco chiare, è quello sicuramente di attuare una scelta consapevole. E per attuare una scelta consapevole è fondamentale passare attraverso la conoscenza accurata dei corsi su cui avete posto l'attenzione. Quindi informatevi bene sulla struttura di questi corsi, sugli obiettivi, su quali materie, quali contenuti, quali tirocini, su quali esami, quanti e che tipo di impegno vi richiedono. Ovviamente, informandovi anche su quali tipi di sbocchi professionali vi può garantire. In sostanza, decidete dopo aver conosciuto accuratamente, attentamente la struttura dei corsi su cui avete messo l'attenzione. Io ho terminato questo breve intervento, spero abbiate imparato che metodo di studio e motivazione sono due ingredienti fondamentali e io vi lascio con l'augurio che vi possano sempre accompagnare anche la fantasia, la determinazione e la lucidità. Un grande buona fortuna per la vostra carriera universitaria e lavorativa. Grazie per l'attenzione ancora.